Buongiorno a tutte e a tutti, buon sabato 26 ottobre. Ciao Giovanni. Buongiorno. Ricordo che domani mattina ci sarà il seminario che anticipa il tema del congresso dei club. Il tema è quello della... Il tema in realtà del titolo è quello della riappropriazione del futuro, ma nel percorso che abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi, il tema del futuro, abbiamo cercato di ridefinire la riappropriazione in termini di spoliazione e di liberazione, perché non ci sta proprio il termine appropriazione in una prospettiva autenticamente ecologica che è foriera di un nuovo modo di interpretare l'esistenza nella fratellanza e nella sorellanza. Non c'è nessuna intenzione di appropriazione, ma c'è sicuramente il tentativo di liberare il futuro da qualsiasi forma di ipoteca e appunto di appropriazione da parte delle generazioni più vecchie, le quali sono particolarmente tignose. E la tignosità è un ostacolo alla costruzione della fratellanza e della sorellanza. Dunque, speriamo che domani saremo in molti a condividere questo percorso che non è meramente teorico, è esperienziale, riguarda la vita di ciascuno e di ciascuna di noi. Un modo attraverso il quale noi possiamo essere testimoni di fratellanza e sorellanza è appunto quello di rendere più leggera la nostra presenza, il nostro passo più gentile e spedito, perché leggero, non appesantito. Ricordiamoci che l'impronta ecologica è il peso della presenza dell'umanità su questo pianeta relativamente all'equilibrio ecosistemico del pianeta stesso. Cosa dici tu, Giovanni, rispetto a appropriazione e liberazione? Che poi mai senti dicono: sì, mi approprio, tanto tu erediti. Non si sa che cosa. Certo, mi pare che non è neanche garantito. Cioè, mi approprio, ma di cosa ci si può appropriare effettivamente? Al di là, cioè, non puoi pensare, ok. Non puoi pensare che qualcosa ti appartenga, secondo me, in senso che puoi controllare cosa succederà. Cioè, a meno non è che se c'è scritto su un pezzo di carta che qualcosa è tuo e allora andrà tutto bene, sarà tuo per sempre, sarà qualcosa di garantito, lo potrai dare per scontato di qui alla fine dei tempi. Io mi sto esprimendo male, No, no, ma ti però. esprimi perfettamente perché i termini del possesso impedisce di riconoscere che noi le cose le abbiamo ricevute in prestito. Dobbiamo conservarle bene, senza alcun dubbio, ne abbiamo la responsabilità, questo è il significato dell'apparente proprietà. È un prestito che dobbiamo restituire, magari reso ancora più bello questo prestito perché ne abbiamo avuto cura. E poi chi verrà dopo lo prenderà a sua volta in prestito, condividendolo e condividendo i destini di questo prestito straordinario che è la vita su questo pianeta. È un prestito, non è qualcosa che si esaurisce nel nostro possedere. Anzi, il nostro possedere molto spesso trasforma il prestito in una condizione di egoismo e di egocentrismo che abbruttisce ciò che in realtà, nella sua essenza, è molto bello perché è un dono. E quindi non hai neanche bisogno di stare lì a creare sistemi sicuritari perché te lo portano via. Non c'è nulla da portare via. Puoi vivere sereno, tranquillo, tanto, non possiedi nulla. Sei contento di aver avuto in prestito queste belle cose e ti impegni gioiosamente affinché chi viene dopo possa a sua volta prenderlo in prestito e prendere atto che tu sei stato particolarmente attento a prenderti cura di ciò che ti è stato donato.
Questa logica, secondo te, c'è in questo momento o siamo molto lontani? Non credo potremmo essere più lontani di così. Onestamente. Visto che, tra l'altro, chi se lo può permettere sta anche apertamente facendo ricerche per contrastare l'invecchiamento e cercare una forma di immortalità. Io non penso ci sia niente di più Cioè, distante l'immortalità dall'idea. dei possidenti sarebbe questa poi alla fine, Sì. quella presunta ricerca, no? L'immortalità dei possidenti. Pensiamo alle case che ci viene ricordato come per carità, nessuno le tocchi. D'accordo, nessuno le tocchi, ma nessuno si appropri. E ciascuno abbia una dimora decorosa, dignitosa. Invece che cosa facciamo? Anche di quella proprietà che è il luogo che ci ospita, ci protegge dalle intemperie, ci permette di avere un approdo quando ritorniamo a casa, diventa un oggetto difficilmente conquistabile perché ci stanno speculando sopra. Tu sei giovane, se chiedi una casa in affitto, ti sparano delle cifre che sono assolutamente assurde, perché chi propone quelle cifre non ha a cuore la tutela del patrimonio immobiliare, rendendolo compatibile con le reali esigenze, ma semplicemente trasforma il patrimonio immobiliare, cioè la casa, l'oikos, quello che sovrintende il nomos e il logos, cioè la logica e le regole della vita, dell'abitare su questo pianeta. Ebbene, siamo molto lontani da questo. È totalmente assurdo che, per esempio, gli affitti siano sproporzionatamente alti rispetto alla media degli stipendi della popolazione, che i costi delle case siano inarrivabili se non attraverso una forma di nuovo schiavismo che è accendere mutui e indebitarsi con le banche, senza magari neppure riuscire ad arrivare a pagare perché ci sono gli imprevisti anche nella vita lavorativa. L'azienda fallisce, ti trovi in un momento di difficoltà e quindi vivi sempre proprio in virtù del fatto che la casa è stata trasformata dal luogo sacro dell'accoglienza dell'essere umano in un oggetto semplicemente di speculazione, speculazione edilizia che ha rappresentato anche uno degli elementi di quella bolla economica e finanziaria del 2007-2008, rispetto alla quale non abbiamo capito e compreso assolutamente nulla. Forse abbiamo No. capito i meccanismi, ma non abbiamo compreso completamente qual era l'elemento entro il quale si è sviluppata quella bolla economico-finanziaria. È stato semplicemente la fragilità e l'ingiustizia contenuta nell'economia di finanza. È un grande imbroglio. Ma vedo che questi ragionamenti mancano dall'agenda politica. Dunque, domani al seminario cerchiamo di costruire un orizzonte di serenità relativamente al vivere con maggiore disponibilità alla condivisione e a liberare il futuro da ogni forma di appropriazione. E speriamo che riusciamo a fare qualche passettino in avanti, ma adesso andiamo. Ecco, intanto tu che cosa ne pensi di tutto questo? Cosa se ne può mai pensare? Se questa casa dove abito voglio rendermi indipendente, vado da un'altra parte. Non si può, e non si può. Punto. Spesso volentieri non si può. Ditemi Però voi in che mondo viviamo. allo stesso tempo ti sollecitano a renderti indipendente. Sì. Se non lo fai, vieni considerato un po' emarginato. Sì, che hai un problema, che Invece di imparare a condividere anche le abitazioni, ce ne sono a sufficienza per tutti, almeno nella parte privilegiata del pianeta. Poi sulla qualità c'è ovviamente da discutere, perché
Molto spesso l'abitare si trasforma in una sorta di gabbia entro la quale si vive un'esperienza di alienazione. E quindi dovremmo rivisitare radicalmente il nostro modo di abitare nel presente per rendere più sgombro il futuro relativamente alla condizione del coltivare la speranza. Ma qual è il capitolo di oggi della Fratelli Tutti? Il capitolo di oggi si intitola Il dialogo sociale verso una nuova cultura. È bellissimo questo. Troviamo uno spazio, un tempo nel quale il dialogo sia foriero di una vera, autentica nuova cultura di pace, di fratellanza e di sorellanza. Ma proviamo a ascoltare cosa ci scrive Papa Francesco. Alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi diversi e altri l'affrontano con violenza distruttiva. Ma tra l'indifferenza egoistica e la protesta violenta c'è un'opzione sempre possibile, il dialogo. Il dialogo tra le generazioni, il dialogo nel popolo, perché tutti siamo popolo. La capacità di dare e ricevere rimane aperta alla virtù. Un paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali, la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia e la cultura dei media. È un invito a più livelli e intersecando i diversi livelli a essere protagonisti di dialogo, non di egemonie. Di dialogo, che significa sgombrare il campo da ogni forma di egoismo. Senza il superamento dell'egocentrismo, il dialogo non è possibile. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto, molto diverso, un febbrile scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato ad un'informazione mediatica non sempre affidabile. Sono solo monologhi che procedono paralleli, forse imponendosi all'attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi, ma i monologhi non impegnano nessuno. A tal punto che i loro contenuti, non di rado, sono opportunistici e contraddittori. Ecco, tu sei giovane, cosa pensi di questo passaggio, a mio parere lungimirante, di Papa Francesco? Dove ci sta portando? Diciamo che un elemento importante della nostra cultura è quello per cui a molte persone piace ascoltare il suono della propria voce e non stare a sentire quello altrui. E, Cioè, oltre al fatto, tu dici, è il tempo del soliloquio, questo qua. sì, oltre al fatto che tendenza che c'è sempre stata, ovviamente, ma molto più in piccolo, l'internet fa sì che tutti possano avere una voce, ma che possono ignorare chiunque non gli dia ragione su ciò che dicono. Questo è sempre stato così, ma il fenomeno, che prima era ristretto alla comunità locale, è stato ingigantito ed esasperato a livelli mai visti prima, che non siamo stati pronti ad affrontare. Sì. Bene. La risonante diffusione di fatti e richiami nei media in realtà chiude spesso le possibilità del dialogo, perché permette che ciascuno, con la scusa degli errori altrui, mantenga intatti e senza sfumature le idee, gli interessi e le scelte proprie. Prendiamo l'abitudine di screditare rapidamente l'avversario, attribuendogli epiteti umilianti, invece di affrontare un dialogo aperto e rispettoso, in cui si cerchi di raggiungere una sintesi che vada oltre. Il peggio è che questo linguaggio, consueto nel contesto mediatico di una campagna politica, si è talmente generalizzato che lo usano quotidianamente tutti.
Il dibattito molte volte è manipolato da determinati interessi che hanno maggior potere e cercano di mediare in maniera disonesta, di piegare l'opinione pubblica a loro favore. Non mi riferisco soltanto al governo di turno, perché tale potere manipolatore può essere economico, politico, mediatico, religioso o di qualsiasi genere. A volte lo si giustifica o lo si scusa quando la sua dinamica corrisponde ai propri interessi economici o di ideologici. Scusate, scusate. Ma prima o poi si ritorce contro questi stessi interessi. Non vedo cosa ci sia da commentare qui, Tu dici, onestamente. è così Chiaro? chiaro, così pregnante il messaggio ricevuto che non ci resta che ribellarci rispetto all'andazzo che oggi esiste di soliloqui piuttosto potenti e prepotenti, incapaci di aprire una possibilità di dialogo. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, non solo in termini di guerra, ma anche di violenza nella vita quotidiana, perché c'è questa mancanza di cultura del dialogo. Sembra un argomento particolarmente interessante, necessario da approfondire. L'invito è ovviamente quello di leggere e rileggere questi testi che sono ricchi di sapienzialità, di prudenza, di capacità di discernimento, gli elementi attraverso i quali si può effettivamente intessere una condizione comunitaria di dialogo. Ma direi che sono talmente tanti gli argomenti che oggi ci vengono proposti che possiamo fermarci anche qui e poi riprendiamo la prossima settimana. Va bene. Va bene? Ok. D'accordo. Buona giornata a tutte e a Buona tutti giornata e ancora. domani vi aspettiamo per il seminario.